cercava di aiutare sta povera gente in tutti i modi che conosceva. Lo zio e fratello di mio papà erano entrambi con un carattere molto aperto, molto disponibile verso gli altri. Era pieno di vita, di allegrie. Venendo in Piemonte, studiando tramite Don Rione, ha preso quella via del sacerdozio. Ha poi avuto la canonica di Santa Maria Goretti a Latina. E quindi si è poi trasferito a Latina e quindi diciamo che praticamente ha fatto la sua vita in mezzo ai suoi parrocchiani più che altro. Mi lasci dire che era una persona appunto aperta a tutto per il bene del suo gregge. Quella sera al piano terra della Canonica c'era stata una riunione di questo comitato antidiscarica e al mattino dopo la Perpetua, la signora che abita di fronte proprio alla Canonica, alla chiesa, è andata per svegliarlo e invece quando è arrivata su l'ha visto steso sulla brandina, perché il letto era una brandina con un materassino e con le caviglie legate da un asciugamano, la bocca incerottata e praticamente morto. La discarica abusiva era, diciamo, limitata. Poi piano piano si è ingrandita a dismisura. Questo è poi risultato anche dalle dichiarazioni di Schiavone, dove praticamente aveva detto che Borgo Montello era una succursale della Terra dei Fuochi, dove loro facevano quello che volevano. Probabilmente lui aveva preso trascritto sulle agende le targhe dei camion, perché aveva saputo che all'improvviso la gente che prima non aveva niente, per ogni viaggio che faceva sto camion, quindi l'autista prendeva 500.000 lire. Hanno preso solo le agende proprio per poter distruggere le prove che lui aveva avuto modo di raccogliere. È stato accusato di aver partecipato a un party, a un droga party, perché sotto c'era lo spaccio di droga. Poi è cambiata la versione, erano stati tre stranieri dell'est che non avevano trovato i soldi e quindi si erano riversati su di lui. Quando l'avvocato è andato a chiedere le prove, erano state distrutte non nell'immediato, ma nei 4 mesi successivi all'indagine. E quindi praticamente non era più possibile neanche riaprire il caso. Sono passati ormai 30 e più anni, però se fosse scoperta la verità sarebbe un successo che mi libera il cuore, ecco, che mi libera non solo il cuore, ma anche la coscienza.